In tantissimi piangono nei social media la coraggiosa Rukia che con Facebook e Twitter ha usato sfidare l'ISIS e per questo ha pagato con la vita. C'è chi attacca i codardi jihadisti e chi pubblica la fotografia della sorridente trentenne che indossa un hijab di colore nero. Rukia Hassan è stata definita l'unica reporter indipendente donna che abbia descritto con le sue cronache pungenti, forti e molto precise la vita a Raqqa, calcaforte jihadista della Siria. E proprio lì è stata uccisa, proprio lì è stata fatta fuori dai miliziani dello Stato Islamico. A raccontare la sua vicenda sono stati alcuni attivisti locali citati dall'associazione giornalistica Siria Direct e ripresi da media inglesi. Stando a questi, da ottobre sale così ad almeno 5 il numero dei giornalisti controcorrente assassinati dai seguaci del califfo, o meglio del califfato islamico. Vi ringrazio per l'ascolto, cari utenti, il video termina qua. Il video termina qua, ripeto, queste notizie vanno date con il giusto peso, mi dispiace dirlo, ma purtroppo Rukia Hassan è morta, lo dico con tanto dispiacere nel cuore che mi porto avanti. Sembra veramente il 6 gennaio un giorno disperato sia per la morte di quel direttore d'orchestra francese che per la scomparsa di Silvana Pampanini che anche per Rukia Hassan. Grazie, un saluto e...